Buonasera a tutti, è il 26 di marzo del 2021. Il bureau oggi dell'Accademia del Mediterraneo, della Maison des Alliances, della Fondazione Mediterraneo e della rete Alma Med, che riunisce 168 università nei vari paesi del Mediterraneo, ha approvato il 31° appello della Fondazione Mediterraneo, che è dedicato alla cooperazione di tutti contro il coronavirus Covid-19. Adesso noi siamo qui riuniti tra tante carte per sintetizzare l'appello che nei prossimi giorni sarà pubblicato sui principali quotidiani euro-mediterranei e sui principali portali delle varie organizzazioni. Adesso procediamo alla lettura dell'appello. Prego. Appello per la cooperazione di tutti contro il coronavirus Covid-19. In questo particolare momento storico, nel quale tutto il mondo è coinvolto in quella che potrebbe diventare una tragedia umana, una guerra disperata contro il nemico invisibile Covid-19, è necessaria la cooperazione di tutti noi. Se per una volta prevalesse lo spirito umanitario sul potere politico-economico delle multinazionali, si potrebbe trovare una soluzione liberalizzando i brevetti delle industrie produttrici di vaccini, consentendone la produzione in loco e incoraggiandola. A questo scopo servirebbe la cooperazione di tutti gli stati per una strategia comune. Non si tratta infatti di una lotta per imporre un prodotto sui mercati. Il vaccino non è e non deve essere una merce. Non si tratta di consumo, la speculazione è fuori discussione. Per affermare questo principio è necessaria e indispensabile la cooperazione di tutti. Gli sforzi devono convergere sulla realizzazione di prodotti innovati di maggiore efficacia, che diano immunità e protezione per un tempo sufficientemente prolungato. Accanto alla rapida produzione e alla continua sperimentazione, è necessaria la collaborazione di ogni singolo individuo. Non si può combattere senza difese. Se farmaci e vaccini costituiscono l'attacco al nemico, le precauzioni e la prudenza sono le strutture difensive. Distanziamento sociale, mascherine e igiene delle mani sono i baluardi necessari. Non bastano tuttavia questi mezzi per combattere la guerra, come già detto. Occorre una strategia risolutiva, che in medicina è la prevenzione. Farmaci e vaccini hanno effetti collaterali. Il fatto che questi siano limitati non significa che si possano ignorare. I vaccini si basano sul rafforzamento del sistema immunitario. È quindi indispensabile una prevenzione attraverso lo studio della normofunzionalità del sistema immunitario stesso. Indagini specifiche, come la tipizzazione linfocitaria, consentono di valutare globalmente se siamo in grado di reagire al Covid-19, se è opportuno il vaccino e quale sia il più adatto. La produzione di trombi in alcuni soggetti in seguito alla vaccinazione dipende dalla costituzione del loro sangue. Se si è geneticamente predisposti, il rischio aumenta. La trombofilia genetica è una malattia ereditaria predisponente alla trombosi. Non tutti sanno di averla, né sono consapevoli dei rischi che corrono. Studio, ricerca, prevenzione sono gli strumenti da usare per uscire dalla pericolosità dell'attuale situazione pandemica, ma non sono realizzabili senza la consapevolezza del pericolo globale e soprattutto senza l'abbandono delle comuni strategie economiche e politiche. Professor Perricone, un suo commento su questo appello. È un appello che è stato meditato e approfondito e reso comprensibile da tutti, e solamente temo che sarà totalmente inascoltato, perché l'essere umano non ha capito che in questo momento, senza la cooperazione, la collaborazione, questa sarà la fine per tutti.